Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzeremo i tarocchi delle favole oscure. Questo meraviglioso mazzo che ha un taglio ovviamente fortemente femminile e che ci riporta un po' in quel mondo fiabesco che però appunto svela poi comunque il suo lato ombra, come appunto è l'ombra junghiana che diciamo fa da guida a tutto il mio canale, a tutta la mia operatività. Allora, quest'oggi utilizzerò un metodo che so che a voi piace tantissimo, che è il metodo della croce celtica. Quindi, andando ovviamente ad approfondire, come è tipico della croce celtica, la tempistica. Quindi, presente, passato e futuro. Per quanto riguarda il vostro aspetto sentimentale, ossia ci saranno novità in amore e di che tipo saranno, oppure ci sono ancora delle questioni che arrivano direttamente dal passato e che devo ancora chiarire e o sistemare, ovviamente a prescindere che voi siate o meno ufficialmente impegnate. Quindi questa stesa è valida sia per coloro che appunto hanno una storia in essere, sia per coloro che sono single. Poi voi sapete che io fornisco tutte le mille spiegazioni possibili per ciascun arcano, andando quindi a ovviamente fare per ciascun caso, quindi se voi siete libere oppure se voi siete impegnate, appunto le varie specifiche. Quindi non vi preoccupate che comunque sia in qualche modo, anche solo per il principio di sincronicità, vi ritroverete. Quindi vogliamo cercare di capire che cosa c'è ancora, magari del mio passato, che devo karmicamente risolvere, oppure se posso completamente darmi al nuovo e di che tipo potrebbe essere questo nuovo in arrivo. Di conseguenza, appunto, ho volutamente omesso come specifica che voi siate o meno impegnate, proprio perché il percorso sentimentale di ciascuno di noi ovviamente ha un proprio iter, un proprio cammino, a prescindere che noi possiamo essere in un determinato momento della nostra vita, quale quello in cui ad esempio vi trovate a guardare questo video, impegnate o meno. Quindi il percorso karmico sentimentale è a prescindere dai nostri legami in essere più o meno presenti. Quindi iniziamo subito a mescolare gli arcani e appunto chiediamo agli arcani che cosa ci riserva il futuro, che cosa c'è attorno a noi di bello o invece a cosa dobbiamo per esempio prestare attenzione da un punto di vista strettamente appunto sentimentale con il metodo della croce celtica, che ci permette di avere appunto un ampio spettro, soprattutto da un punto di vista temporale, per quanto riguarda appunto il passato più lontano, il passato più recente, il presente, il futuro più prossimo, più vicino e il futuro un po' più lontano. Quindi cerchiamo anche poi di capire l'entourage, tutto ciò che in qualche modo ci circonda, e cerchiamo anche di capire cosa e come potremmo agire, quindi cosa potremmo fare in riferimento appunto a ciò che ci circonda. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Inizio a stendere il metodo della croce celtica. Allora,
Perfetto. Allora, vediamo un po' di sistemarle meglio, ma penso che comunque siano tutto sommato abbastanza ben visibili, tanto comunque poi voi sapete che io cerco di avvicinarvele il più possibile in modo che comunque voi possiate vederle bene. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia la carta del presente, che è questa posizione centrale. Quindi, da che cosa partiamo appunto nel presente? Questa la lasciamo in questa posizione perché ovviamente rappresenta in obliquo tutti gli ostacoli più evidenti, concreti nel vostro presente in amore. Allora, e beh, qui partiamo, ragazze mie, da un 3 di spade. Allora, sicuramente nel presente c'è qualcosa che vi ha turbato e che soprattutto direi vi ha particolarmente deluso e ferito. Quindi, in questo caso, sia nel caso in cui voi siate single o anche nel caso in cui voi siate comunque persone impegnate, qui c'è qualcosa, qualche situazione, qualche progetto. Comunque qualche persona che in qualche modo può avervi deluso, ferito e tradito, ma tradito anche proprio nelle aspettative, nella progettualità. Il 3 di spade è una carta che ci parla, vedete appunto, di un cuore ferito. Quindi in realtà voi siete state deluse, quindi o da qualcosa che avreste voluto ottenere e che poi, per esempio, non avete ottenuto, per esempio, avevate una storia che pensavate sarebbe diventata la storia perfetta per eccellenza per voi e invece così non è stato, oppure avete interrotto una storia o qualcuno, l'altra persona l'ha interrotta per voi, quindi avete subito una chiusura, oppure in qualche modo state aspettando, per esempio, un amore, una situazione che però obiettivamente non arriva con il 3 di spade. Il 3 di spade, appunto, è una carta di grado 3, quindi generalmente ci può parlare di situazioni di triangolazione, cioè potreste aver in qualche modo scoperto, per esempio, il tradimento del vostro compagno, quindi la presenza di una terza persona nell'ambito della vostra coppia. Oppure potreste aver scoperto, per esempio, che la persona che stavate frequentando e che si paventava assolutamente libera, in realtà non era così, quindi comunque c'è una terza persona. Oppure comunque in qualche modo potreste essere state impegnate consapevolmente in una storia clandestina, diciamo nascosta, con una persona impegnata che però ad oggi evidentemente non ha nessuna intenzione di effettuare una vera e propria scelta. Ok, quindi potreste esservi ritrovate in una situazione di forte stagnazione che vi ha procurato ovviamente grande insoddisfazione e anche ovviamente dolore, perché il 3 di spade ci parla proprio in qualche modo di un dolore, quindi essere ferite. Vi ripeto, o in maniera concreta da una persona in particolare o nella vostra progettualità e nelle vostre speranze. Il 3 di spade inoltre ci parla proprio di un allontanamento, ma un allontanamento che vi ripeto, voi potreste aver subito oppure anche deciso, cioè voi in qualche modo per evitare dei conflitti, per evitare lo sfociare in situazioni ancora peggiori, potreste aver deciso proprio voi di prendere le distanze da una determinata situazione. Quindi in qualche modo potreste anche esservi maggiormente isolate, ma questo proprio per cercare di evitare il peggio, perché vi siete appunto accorte che nell'ambiente in cui avete vissuto, per esempio, sino ad ora, c'era forte ostilità, per esempio, c'era forte incompatibilità, c'erano dei contrasti e delle opposizioni troppo importanti. Questo potrebbe aver provocato, come tipico del 3 di spade, non dico delle sensazioni di odio, ma comunque del risentimento, del rancore, per cui in qualche modo siete diventate profondamente diffidenti anche nei confronti delle persone che vi circondano o per esempio nei confronti del vostro stesso compagno. Questo ovviamente potrebbe aver provocato in voi anche
una sensazione di profondo dubbio, anche di nervosismo, se vogliamo, quindi potreste anche averne risentito da un punto di vista proprio psicosomatico, psicofisico. Quindi è come se in questo momento voi foste un po' a corto di energie, dovute, vi ripeto, proprio a tanti ritardi, opposizioni, contrasti, delusioni, degli sforzi che voi avete ad oggi riconosciuto come vani, come inutili. Cioè è come se voi in questo momento stesse dicendo: sì, ma io mi sono tanto prodigata affinché la situazione potesse migliorare, per poi arrivare a un nulla di fatto. Quindi di conseguenza è come se a volte vi sentiate un po' in una situazione irrisolvibile. Quindi per esempio potreste essere in una condizione di separazione o di divorzio da un compagno che magari avete amato molto, ma che ormai vi siete resi conto essere completamente, totalmente incompatibili con quello che è il vostro desiderio e bisogno d'amore. Quindi in realtà il 3 di spade ci parla anche di decisioni, vi ripeto, prese da voi o subite, che hanno in qualche modo portato e provocato comunque un appesantimento nell'anima. Quindi sicuramente in questo momento non partite da una condizione di grande leggerezza, e questo chiaramente ci va anche un po' a confermare la domanda, quindi il bisogno di novità, soprattutto da un punto di vista sentimentale, di cuore, proprio perché è il vostro cuore che ne ha risentito particolarmente. Quindi tanti momenti di tensione, vi ripeto, con una o anche più persone, perché le carte di grado 3 possono rappresentare appunto la compresenza di più coprotagonisti all'interno della stessa storia. Di conseguenza partiamo già da una carta che ha una certa importanza per quanto riguarda proprio i sentimenti, perché il 3 di spade tra le carte di spade è probabilmente quella che rappresenta maggiormente proprio le sofferenze d'amore o comunque le delusioni amorose. Vediamo però in questa carta, che appunto è posizionata in maniera obliqua, quali sono proprio gli ostacoli, cioè i blocchi che impediscono a voi in qualche modo di procedere e superare questa situazione di stallo. Allora, in questo caso abbiamo appunto il 5 di coppe. Ragazze, siete molto nostalgiche, perché il 5 di coppe ci parla proprio di persone che spesso ritornano con il pensiero nel passato. Allora, il passato è fondamentale, perché comunque chiaramente dà origine al nostro presente e ovviamente inevitabilmente anche al nostro futuro. Quindi in qualche modo ritornare nel passato per approfondire tutto ciò che ci è accaduto è corretto, però fino a un certo punto, perché poi rimanere costantemente, diciamo, legati al pensiero malinconico di qualcosa che non c'è più, vedete che questa ragazza è circondata da queste coppe che ormai obiettivamente sono cadute e quindi il proprio contenuto lo hanno perso, quindi ormai in una determinata situazione o in più di una determinata situazione non c'è più nulla da dare, quindi ovviamente in questo momento è solo controproducente per, diciamo, il vostro percorso karmico l'andare ancora a ripensare a delle persone o situazioni del passato, perché il 5 di coppe ci parla proprio appunto di situazioni nostalgiche, ma che hanno una visione fortemente pessimistica, ok, in riferimento a ciò che è accaduto, o comunque ci parla purtroppo anche di rimorsi, rimpianti e qualche senso di colpa. Quindi potreste in qualche modo avere anche, vi ripeto, dei piccoli sensi di colpa, dei piccoli rimorsi, per esempio nell'aver in qualche modo anche allontanato qualcuno, magari sotto la scorta di una sofferenza che vi ha portato ad agire in maniera troppo istintiva, oppure in qualche modo, per esempio, potreste aver tradito voi il vostro compagno, oppure potreste in qualche modo aver tradito quelli che potevano essere dei vostri principi etici e morali, per esempio rimanendo invischiate in una storia clandestina con una persona impegnata, oppure potreste avere appunto dei
rimpianti, dei rimpianti nei confronti di voi stesse, per esempio nel non essere state, diciamo così, pronte immediatamente nel difendervi rispetto, per esempio, delle persone molto furbe che hanno cercato in qualche modo di ingannarvi, perché il 5 di coppe ci parla anche di questo. Ecco, tutti questi discorsi in realtà purtroppo in questo momento non vi stanno aiutando e non vi aiutano perché vi ripeto che questa è una posizione che ci rappresenta tutti quei blocchi che in qualche modo interferiscono sul percorso evolutivo, a livello in questo caso sentimentale, del consultante o comunque di chi sta ascoltando questa stesa. Quindi in questo momento quello che in realtà vi blocca è il rimanere proprio legate a delle evidentemente abitudini o anche dei ricordi che vi riportano troppo nel passato. In questo caso, probabilmente non c'è miglior carta che possa rappresentare il famoso detto, comunque, di non piangere sul latte versato, quindi su tutto ciò che appunto ormai non c'è più. Proprio perché in questo caso è una condizione deleteria semplicemente per voi e per il vostro cuore, perché vedete che qui parliamo appunto di 5 di coppe. Quindi torniamo di nuovo ad una situazione sentimentale che potrebbe in qualche modo migliorare nel caso in cui comunque voi decidiate di andare avanti, perché la carta che segue il 5 di coppe è la carta del 6 di coppe e successivamente la carta del 7 di coppe, che quindi ci permette in qualche modo di progredire e quindi di riuscire ad arrivare ad una grande soddisfazione, ad un successo, alla possibilità di più scelte proprio in amore. Quindi in realtà, nel frattempo qui si sta scatenando l'ennesimo temporale, come potete sentire, in realtà in questo momento quello che vi viene consigliato già dagli arcani, proprio in questa carta e in questa posizione, è di evitare di rimanere in qualche modo legati a qualcosa che non c'è più. Ok, quindi cercate delle soluzioni nel nuovo, perché il passato sicuramente in questo momento non vi aiuta, probabilmente anche per quanto riguarda varie conoscenze del passato. Quindi nel caso in cui voi, per esempio, siate ricontattate da persone del passato, cercate in qualche modo di riflettere bene se possa o meno essere la condizione giusta per voi, ok? Perché obiettivamente, vi ripeto, le carte successive ci parlano di successo, quindi il successo molto probabilmente arriverà, poi cercheremo di capire anche con quali tempistiche, ma qui il problema sta nel rimanere legate ad un passato che obiettivamente non fa più per voi. Ovviamente il 5 di coppe ci parla quindi anche di necessità di resistere, di riflessione e di prudenza. Quindi mi raccomando, vi ripeto, nel caso in cui possa tornarvi qualcuno del passato, cercate di capire bene se è il caso di continuare a, diciamo, frequentare questa persona o intraprendere comunque una rinascita eventualmente di qualcosa del passato. Perché? Perché il 5 di coppe ci parla degli amorazzi, di tutte quelle situazioni, appunto, dove c'è molta fisicità, perché il 5 di coppe parla di attrazione fisica molto potente, di erotismo, ma non ci parla di sentimenti. Sentimenti, vedete, non ci sono. Quindi, probabilmente, in questo caso, avete veramente la necessità, in qualche modo, di probabilmente fermarvi e guardare oltre, verso qualcosa che probabilmente non c'è più, perché il passato è stato carico di insoddisfazioni per voi. Il 3 di spade, guardate, nel 5 di coppe, queste coppe hanno appunto ormai perso tutto il loro contenuto, quindi il sentimento. Quindi ormai ci sono delle storie, delle conoscenze sfilacciate, che non è più il caso in qualche modo di portare avanti in questo momento. Ma ragazze, perché fa male solo a voi. Il nostro percorso karmico non deve essere involutivo, ma evolutivo. Quindi deve aiutarvi a farvi stare meglio, a passare da una condizione ad un'altra,
ma chiaramente accrescendo le proprie potenzialità e il proprio stato di benessere. Se si continua a tornare nel passato o si accetta il passato che torna, è chiaro che in questo caso noi non possiamo evolvere. Quindi mi raccomando, attenzione a questo passato che, vi ripeto, potrebbe tornare o che è già tornato, perché questa è una posizione del presente, quindi potrebbe essere tornato da poco, potrebbe essere sulla via del ritorno o ritornare veramente tra pochissimi giorni. Quindi attenzione a queste situazioni che non vi portano obiettivamente a granché, se non, sì, sicuramente a un soddisfacimento fisico. La caratteristica del 5 di coppe è proprio quella di, appunto, avere da un punto di vista erotico una importanza abbastanza evidente, quindi da un punto di vista sicuramente fisico potreste ovviamente trarne dei vantaggi, ma da un punto di vista sentimentale qui non c'è niente. Quindi ovviamente in questo caso, se voi state cercando altro, ovviamente sì, perché siete in questa stesa, quindi è chiaro che state cercando qualcos'altro, il passato va lasciato alle spalle, ok? Ora cerchiamo di capire qual è la meta, quindi qual è il vostro obiettivo, ciò che voi vorreste che appunto possa accadere, quello a cui voi comunque tendete, come meta karmica. Eh beh, è una carta meravigliosa, una carta che io amo, l'arcano delle stelle, il 17° arcano maggiore, che rappresenta tra l'altro i sogni, i desideri realizzati, ma soprattutto rappresenta la purezza. Cosa vi dicevo con il 5 di coppe, ragazze? Allora, voi partite sicuramente da un passato in cui i vostri sogni non si sono realizzati. Sogni in riferimento a una persona? Oppure sogni in riferimento ad una situazione? Comunque c'è qualcosa che voi non siete riuscite in qualche modo ad ottenere. Qualcosa che vi ha deluso e che vi ha ferito tra di spade. Per esempio, pensavate di aver incontrato l'uomo giusto, di aver sposato l'uomo perfetto e invece avete scoperto che non era così. Avete iniziato una frequentazione nella speranza che questa persona potesse essere quella giusta e non è stata così. Speravate nell'incontro in qualche modo della vita e non è stato così. Avete trovato soltanto delle situazioni superficiali, eccolo qua, 5 di coppe. Ebbene, gli arcani vi stanno dicendo resisti, come vi ho detto appunto prima, con il 5 di coppe, perché i vostri sogni troveranno piena realizzazione. Quindi non dovete preoccuparvi, perché la meta a cui voi tendete è la piena realizzazione dei vostri desideri, che sono desideri d'amore, sono desideri puliti. La carta delle stelle o della stella ci parla proprio di un amore sano, un qualcosa che vi fa sentire bene dentro, che vi fa sentire belle, che vi fa sentire amate, protette, accettate e soprattutto rispettate. Ragazze, cercate sempre qualcuno che vi debba innanzitutto rispettare come persona, come donna, come essere umano. È questo quello che voi volete ed è questo quello che dovremmo volere tutte noi. Qualcuno che ci ami, ma soprattutto qualcuno che ci rispetti. Quindi non unicamente qualcuno che ci desideri fisicamente. Voi, signora, sicuramente siete state molto desiderate, perché qui abbiamo il 5 di coppe, ma questo non vi è bastato e avevate ragione, perché questo non dovrebbe mai bastare nella vita. Perché ciò che in realtà completa l'essere umano è non solo l'aspetto fisico di un rapporto, ma anche qualcosa che vi riempie il cuore. Voi avete bisogno di qualcuno che vi ami, come dice la carta delle stelle, qualcuno che vi faccia sentire al sicuro, qualcuno che vi faccia sentire, ve lo ripeto, rispettate e amate in maniera pulita, in maniera trasparente, in maniera totalizzante, che vi faccia sentire tra le nuvole, che vi faccia vivere un sogno.
Ebbene, questo è il vostro percorso karmico, è questo che vi aspetta. Ecco perché anche prima col 5 di coppe vi dicevo resistete, perché c'è la possibilità di arrivare alla meta, ma il passato non fa parte di questa meta. Tra l'altro, il 17° arcano maggiore rappresenta proprio il futuro. Quindi rappresenta un qualcosa a cui noi tendiamo, i sogni che si realizzano, una guarigione. Anche, vi ripeto, da un punto di vista psicofisico, perché potrebbe essere accaduto per molte di voi che queste sofferenze e delusioni possano comunque avervi dato, diciamo, dei problemi o comunque in qualche modo delle difficoltà da un punto di vista proprio energetico, ma anche da un punto di vista psicofisico. Ok, quindi è importante guardare verso questa meta. Ragazze, guardate verso questo cielo, verso quei sogni a cui tendevate, per esempio, anche quando si era delle ragazzine, lo facevo tante volte anch'io, no? Che si apriva la finestra di casa e in qualche modo si guardava il cielo soprattutto meraviglioso, notturno, stellato, e si pensava al ragazzo giusto, alla persona che ci piace. Chissà qual è il volto di colui che ci amerà davvero e che ci completerà, con cui i nostri sogni si realizzeranno. Ecco, questo è il volto a cui dovete mirare. Ok? Allora, vediamo in questa posizione il passato più lontano. Quindi si sta parlando di qualche settimana, qualche mese fa. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo il 6 di spade, ecco appunto. Voi avete cercato proprio di allontanarvi da situazioni che in qualche modo, ve lo dicevo con il 3 di spade, vi parlavo di allontanamento, un allontanamento o subito anche soprattutto deciso, da situazioni appunto conflittuali. Il 6 di spade proviene da una carta pesante, il 5 di spade, che è la carta dei conflitti. Vedete questa persona, queste due persone, questa giovane donna viene accompagnata verso altri lidi, ok? E lascia delle situazioni particolarmente in qualche modo infauste, generalmente non in questo mazzo, ma negli arcani tradizionali. Il 6 di spade viene rappresentato come un individuo, generalmente una donna, che si allontana su un'imbarcazione di fortuna da una città in fiamme. Quindi, in qualche modo, in questo momento posso confermarvi il fatto che il vostro passato, anche se la conferma ce l'avevamo già col 5 di coppe e il 3 di spade, comunque una riprova in più, è stato un passato dal quale allontanarvi. Quindi un passato pesante, che ha delle eredità pesanti, ma dal quale voi obiettivamente avete cercato di allontanarvi con questo 6 di spade. Quindi avete già cercato di fare piazza pulita, negli scorsi giorni, nelle scorse settimane. E direi anche negli scorsi mesi, perché questa è la posizione del passato più lontano. Avete cercato in qualche modo di creare una sorta di repulisti, no? Nella vostra vita, nelle vostre conoscenze. Avete cercato di capire bene chi avete al vostro fianco e da chi invece dovete fuggire. E questa vostra riflessione, però, ragazze, deve proseguire ancora nel presente, come vi dicevo poco fa. Però obiettivamente qui c'è effettivamente o qualcuno in particolare, o proprio più di una situazione dalla quale obiettivamente allontanarsi. Vediamo però a questo punto il passato più recente. Quindi, che cosa può esservi accaduto entro un mesetto, massimo una quindicina di giorni? Vediamo un po'. In questo caso abbiamo il 4 di coppe. Guardate quanto abbinamento tra spade e coppe. Ovviamente, ragazze, le stese si leggono anche da questo punto di vista, quindi tenendo conto ovviamente dei semi che in qualche modo compaiono nella stesa. L'abbinamento spade e coppe rappresenta proprio appunto il cuore trafitto di cui parlavamo all'inizio con il 3 di spade, quindi le delusioni amorose che hanno necessitato riflessione, quindi spade e una presa dura di posizione da parte vostra in riferimento appunto alle persone che avevate appunto nel vostro entourage o al vostro fianco che conoscevate. Il 4 di coppe ci parla comunque di situazioni che, vi ripeto, potrebbero avervi causato anche comunque noia, situazioni che comunque vi hanno portato ad una stagnazione.
ad una profonda insoddisfazione da un punto di vista appunto sentimentale, ma anche probabilmente fisico, da un punto di vista proprio anche erotico, perché obiettivamente il 4 di coppe ci parla di situazioni stagnanti che in qualche modo, ecco perché vi dicevo che questo lavoro di taglio in riferimento al vostro passato deve ancora continuare nel vostro presente, proprio perché obiettivamente con questo 4 di coppe anche nel passato più recente ci sono state appunto delle situazioni che ovviamente possono avervi appesantito, o comunque magari anche delle nuove conoscenze che però non vi hanno portato ad un nulla di fatto. Guardate questa ragazza come sta ignorando queste coppe. Quindi potreste comunque aver ricevuto per esempio degli inviti, o comunque potrebbe esserci, ragazze, qualcuno interessato a voi, perché con il 4 di coppe c'è qualcuno, però obiettivamente voi a questa persona non dedicate, queste persone non state dedicando assolutamente nessuna attenzione, anzi state volutamente ignorando queste situazioni proprio perché obiettivamente vi siete rese conto che non vi stanno dando nulla di più di quello che voi vorreste. Ricordate che voi state mirando la carta delle stelle, che non ha nulla a che vedere con questo 5 di coppe o con questo 4 di coppe. Ok, quindi obiettivamente in questo momento, vi ripeto, il lavoro di taglio in riferimento al passato deve chiaramente essere portato ancora avanti, perché qui ci sono ancora delle situazioni probabilmente irrisolte che vi state trascinando dal passato, o anche comunque non dal passato particolarmente lontano, vi ripeto, anche da un passato più recente, che però in qualche modo non vi sta soddisfacendo, proprio perché addirittura voi lo state proprio tranquillamente ignorando. Allora, cerchiamo a questo punto di vedere il futuro prossimo, quindi entro massimo 3 mesetti, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, entro massimo 3 mesetti, che cosa accadrà nella vostra vita sentimentale, se ci saranno delle novità. Certo che ci saranno, mamma mia che mago meraviglioso. Allora, tra l'altro il primo arcano maggiore, ragazze, cerchiamo novità, eccole qua. Allora dai, che adesso vi spiego un po'. Allora, innanzitutto, questo mago rappresenta generalmente un individuo piuttosto giovane, quindi potreste conoscere, attenzione ragazzi, una persona nuova, quindi non è una persona del passato. Il mago rappresenta sempre un nuovo inizio, quindi qualcuno che ovviamente arriva direttamente dal futuro, quindi è una persona giovane che tra l'altro potrebbe arrivare anche in tempi però più brevi dei 3 mesi, diciamo in riferimento alla stesa, perché generalmente la carta del mago ha un'azione rapidissima, quindi tempi brevi, quindi potrebbe rappresentare comunque l'arrivo di qualcuno nella vostra vita entro massimo una quindicina appunto di giorni. Il mago, vi ripeto, è una persona molto giovane, comunque una persona che difficilmente supera i 35 anni, è una persona molto ambiziosa, è una persona che potrebbe anche avere un'ottima forma fisica, perché è una persona in salute generalmente il mago, è una persona che resiste molto bene alla fatica ed è anche una persona sana, è una persona molto virile, quindi un'energia maschile molto virile, e vi ripeto, non ha un'età superiore generalmente ai 35 anni, è un individuo molto intraprendente, che quindi nel momento in cui proverà attrazione per voi, vi incontrerà, non vi molla più questa persona. Da un punto di vista professionale potrebbe rappresentare la categoria per esempio degli artigiani, oppure per esempio un imprenditore, un libero professionista, oppure per esempio colui che si occupa delle comunicazioni sociali, proprio perché il mago ha grandi capacità oratorie, ci sa fare,
quindi comunque una persona intelligente, è una persona anche affermata da un punto di vista professionale, ma vi ripeto, è una persona molto furba e abile. Quindi non dovrebbe indossare una divisa, bensì, vi ripeto, potrebbe essere un libero professionista o comunque un artigiano o comunque un imprenditore, per esempio un autotrasportatore o comunque un conferenziere. Quindi è comunque qualcuno che è molto abile sia da un punto di vista manuale che da un punto di vista appunto comunicativo. È un individuo entusiasta, una persona molto entusiasta, audace, una persona molto abile, che ha delle ottime iniziative e che generalmente porta ovviamente a compimento. Quindi potrebbe essere tra l'altro anche un cartomante oppure un medium, un sensitivo, proprio perché è appunto la carta del mago. Però vi ripeto, è una persona molto pratica, molto sportiva e ha ovviamente anche un bell'aspetto. È un personaggio che sicuramente, vi ripeto, nel momento in cui vi conoscerà, vorrà subito iniziare un rapporto, che potrebbe iniziare, essendo la carta del mago, forse più come un'amicizia inizialmente, ma questa persona sicuramente vorrà poi approfondire, perché qui poi di base c'è il colpo di fulmine, ragazzi, quindi sicuramente qui ci sarà un personaggio che vi attirerà particolarmente, voi sarete sicuramente la sua calamita, quindi ci sarà grande magnetismo, grande potere attrattivo e quindi una conquista direi piuttosto facile. Per cui in qualche modo vi viene consigliato di non lasciarvi sfuggire l'opportunità di conoscere questa persona, perché andrà sicuramente a buon fine. La carta del mago può rappresentare due segni zodiacali, o i gemelli oppure il segno zodiacale dell'Ariete. Ovviamente gemelli e Ariete che possono rappresentare sia il segno zodiacale che però anche per esempio l'ascendente. Potreste conoscere questa persona o in un ambiente appunto sportivo, per esempio appunto in una palestra, in un campo sportivo, mentre state facendo jogging, oppure in uno stadio, ok? Oppure comunque in un ambiente diciamo non familiare, quindi di solito non è una persona che viene presentata da altre persone, ma rappresenta degli ambienti esterni, quindi per esempio bar piuttosto che ristorante, nel momento in cui appunto per esempio uscite a bere qualcosa con delle amiche. Quindi probabilmente conoscerete questa persona in un'occasione mondana, ma vi ripeto, sarà sicuramente una persona che vi porterà grandissimo giovamento. Quindi obiettivamente c'è l'arrivo di qualcuno di molto importante, ok? Tra l'altro vi ripeto a brevissimo, ed è una persona che a voi piacerà particolarmente, quindi inizierà subito un qualcosa, quindi qui c'è una conoscenza importante. Allora partiamo da queste altre carte che rappresentano diciamo la specifica della croce celtica rispetto appunto alla croce semplice. In questa posizione abbiamo il potere del consultante sul suo ambiente, quindi come voi potete andare ad influenzare il vostro ambiente esterno per arrivare alla vostra meta, quindi appunto alla carta delle stelle. In questo caso abbiamo il re di denari. Allora, questa è una, diciamo, importante presenza nella vostra vita. Nel vostro ambiente, quindi l'ambiente che vi circonda, sicuramente qui c'è un individuo di sesso maschile ed è un re di denari. Quindi potrebbe appartenere ai segni zodiacali Vergine, Toro, Capricorno, potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, o un tema natale ricco nei pianeti che strutturano la personalità di questi tre segni. I pianeti sono appunto la Luna, che rappresenta l'emotività, Venere, che rappresenta il come noi ci leghiamo agli altri, Mercurio, le comunicazioni, e Marte, come noi viviamo
anche, se vogliamo, l'erotismo, i contrasti, l'energia vitale di ciascuno di noi. Quindi potrebbe essere, per esempio, un individuo Capricorno, con segno Capricorno, ascendente Toro con la Luna in Vergine. È un esempio per farvi capire. Quest'uomo, in qualche modo, è sicuramente una presenza, o potrebbe essere sicuramente una presenza importante nella vostra vita. Potrebbe essere quel passato da cui voi, per esempio, fate fatica in qualche modo ad allontanarvi. Potrebbe essere il vostro compagno, nel caso in cui in qualche modo voi comunque siate impegnate in una storia ancora in essere. O potrebbe essere anche il vostro ex marito o comunque la persona dalla quale vi state separando. Quindi comunque c'è una figura importante. Nel caso in cui voi siate particolarmente giovani, potrebbe essere un padre. Generalmente il re di denari è un individuo impegnato, quindi non è quasi mai libero, e potrebbe addirittura appunto essere padre. Potrebbe essere appunto un uomo con il quale voi avete intrecciato una relazione appunto clandestina. Potrebbe essere quell'uomo che vi dicevo, con il 4 di coppe, mira a voi, ma al quale voi proprio non state dedicando nessunissima attenzione, anzi probabilmente non vi siete neanche accorte della sua corte. In realtà quest'uomo obiettivamente c'è e mi viene in una posizione importante, quindi in realtà voi potreste, prestatemi il termine, diciamo approfittare della presenza di questa persona per gestire al meglio la vostra vita sentimentale. Ora, questo re di denari non è la figura del bagatto, perché la figura del mago è, vi ripeto, una persona giovane, massimo 35 anni, grosso modo. Il re generalmente ha un'età molto più alta, quindi qui stiamo parlando di un 40-45 anni in su, ok? Quindi è una persona molto più matura, che però obiettivamente, come proprio vuole questa posizione, è un'energia molto importante per voi. Parliamo di, in qualche modo, denari, quindi anche di materialità, quindi anche di magnetismo, di fascinazione, di desiderio fisico. Quindi in qualche modo questa persona potrebbe darvi delle soddisfazioni, chiamiamole così, da un punto di vista strettamente fisico, ma non è un re di coppe. Quindi in questo caso potrebbe essere, diciamo, qualcuno che potrebbe, volendo, farvi passare dei momenti, per carità, piacevolissimi, ma che però potrebbe in qualche modo non corrispondere esattamente alla persona che voi volete al vostro fianco, e non rappresenta assolutamente la freschezza di questo mago. Ok? Che ovviamente invece è una persona libera, perché la caratteristica del mago è l'essere single, quindi non è una persona impegnata. Potrebbe sì conoscere tantissime persone, avere per esempio tante ammiratrici sui social, ma ufficialmente di solito il mago non è impegnato, o comunque ha chiuso una storia. Il re di denari invece purtroppo generalmente sì, potrebbe essere anche già padre. Quindi chiaramente il re di denari non è l'uomo adatto a voi, ma potrebbe rappresentare un'influenza positiva che potrebbe tenervi, tra virgolette, compagnia nei momenti in cui in qualche modo avete voglia di, per esempio, scambiare due chiacchiere. Potrebbe essere appunto un amico con il quale confidarsi e ovviamente vivere anche un'amicizia con benefits, quelle che, diciamo, vanno per la maggiore oggi. Quindi qualcosa da vivere, però senza puntare ad un impegno effettivo, ok? Nel caso in cui ovviamente voi siate particolarmente giovani, possa essere vostro papà, cercate di ascoltare i consigli di questa persona, perché è un uomo che sa essere molto saggio, maturo e vuole il vostro bene, ok? Potrebbe anche essere, essendo un re di denari, un individuo comunque benestante. Quindi perché no, nel caso in cui sia una persona che in qualche modo vi possa corteggiare,
potrebbe farvi vivere, per esempio, anche dei momenti piacevoli di spensieratezza, dei weekend e gite fuori porta, perché no? Ma è una situazione temporanea, perché attenzione, questa potrebbe essere una persona impegnata o comunque una persona che cerca in voi solo ed esclusivamente una attenzione di tipo fisico materiale, niente di più, ok? Però potrebbe darvi dei momenti piacevoli. In questa posizione invece abbiamo tutti quei fattori ambientali che in qualche modo invece influenzano voi. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo la carta degli amanti, ecco appunto. Quindi, nel caso in cui voi siate impegnate, vi troverete e vi state trovando nella condizione di dover prendere una decisione. Quindi qui, ragazze, la scelta prima o poi andrà comunque fatta, perché qui la carta degli amanti ci parla di una scelta d'amore, una scelta da fare per lenire delle sofferenze. Vi ricordate il famoso 3 di spade? Quindi in questo caso sicuramente voi dovrete scegliere la persona giusta per voi, la strada giusta per voi, perché chiaramente in questo caso qui ci sono delle situazioni da dover in qualche modo gestire e da dover migliorare. Situazioni, vi ripeto, che provengono dal passato, che non vi stanno aiutando e che sino ad ora non vi hanno particolarmente aiutato ad arrivare alla vostra meta, la famosa carta delle stelle, il 17° arcano. Quindi la carta degli amanti ci parla di decisionalità, ci parla di chiusura in riferimento a certe situazioni che dovete tagliare via, 6 di spade, 5 di coppe, e ci parla anche di situazioni che ovviamente possono, di situazioni nuove, che poi possono prendere, appunto, come vi dicevo con la carta del mago, una piega decisamente benaugurale per voi, nel momento in cui però voi decidiate effettivamente quale strada percorrere. Quindi nel caso in cui voi siate impegnate e stiate decidendo se e come quando lasciare il vostro compagno, nel momento in cui voi andrete a prendere questa decisione, inizierà il vostro nuovo percorso di vita. Perché gli amanti ci parlano proprio di questo, quindi di un percorso nuovo che parte però da una scelta. Quindi voi siete ad un bivio, avete due strade, nel momento in cui scegliete quale delle due strade appunto percorrere, intraprendere, inizierà la vostra nuova vita e la vostra felicità con questo bagatto. Ma dovete scegliere. Al di là, ragazze, di qualsiasi tipologia di considerazione etica. Quindi, sia che voi decidiate di lasciare il vostro compagno, per esempio ufficiale, sia che voi decidiate di non lasciarlo, ma intraprendere comunque una nuova conoscenza. Questo sta a voi. Ma la scelta se intraprendere o meno una nuova conoscenza, in questo caso vi viene consigliato. Vi ripeto, a prescindere dalla vostra condizione. Perché è qualcosa che in qualche modo apporterà a dei benefici per la vostra evoluzione karmica sentimentale. Perché vi farà stare bene. Perché vi farà provare qualcosa di nuovo. Ma vi ripeto, qui c'è da fare un taglio col passato. La carta degli amanti ci parla anche di appunto un incontro, ve lo dicevo con la carta del mago. Un incontro importante, quasi l'incontro con l'anima gemella, un incontro fortuito, un incontro molto bello, appunto il classico colpo di fulmine, cosa vi dicevo, con il mago. Guardate come queste due carte sono vicine, vi ripeto, le stese vanno anche lette in questo modo. Di conseguenza vi posso garantire che questa scelta potrebbe proprio rappresentare una scelta tra questi due individui. Guardate come la carta degli amanti si posiziona esattamente tra il mago e il re di denari. Quindi cercate di fare la scelta più giusta per voi, quella scelta che vi porta alle stelle, al realizzare quei sogni che voi avete sempre avuto nel vostro cuore.
quel volto che voi cercavate. È lui? Ok, scelgo lui. Ovviamente si parla di scelta, quindi le scelte non verranno mai fatte a cuor leggero. Potrebbe essere anche una scelta dura, assolutamente sì, ma rappresenta una scelta d'amore, ragazze, che darà il via ad una nuova storia d'amore. Perché qui, vi ripeto, ci sarà l'incontro giusto con la persona giusta. Tra l'altro, la carta degli amanti non ci parla di tempistiche così lunghe. Perché anche in questo caso la carta degli amanti ci parla comunque di situazioni che possono evolvere entro qualche mese. Quindi non stiamo parlando, per esempio, della carta dell'eremita, che ci potrebbe parlare di situazioni molto lunghe, che potrebbero addirittura andare anche oltre l'anno. La carta degli amanti ci parla di un periodo, un lasso di tempo che va dai 15 giorni, vi ricordate la carta del mago, ai 3 mesetti circa. Quindi qui ci sarà anche tanta passione, ci sarà anche tanto Eros. E la carta degli amanti, guardate un po', ci parla anch'essa, come appunto la carta del mago, del segno zodiacale dei gemelli che ritroviamo di nuovo. Quindi molto probabilmente questa nuova persona che voi andrete a conoscere potrebbe essere proprio di un segno appunto d'aria, probabilmente gemelli, o comunque avere una grande influenza dei gemelli, vi ripeto, nel tema natale e nei pianeti che strutturano la sua personalità. Quindi qui ci sarà sicuramente una proposta importante che vi metterà di fronte ad un bivio e allora voi poi dovrete decidere. Attenzione alle scelte, ovviamente, avventate, perché è chiaro che, ragazzi, come vi ho detto poco fa, le decisioni non vanno mai prese a cuor leggero, ma voi non le prenderete sicuramente a cuor leggero, assolutamente. Questa è la carta che più rappresenta, diciamo, il vostro stato d'animo. Allora, qui abbiamo il 9 di denari. Voi avete bisogno proprio di libertà, perché il 9 di denari rappresenta proprio anche la carta dei single, di coloro che in qualche modo vivono autonomamente la propria esistenza. Voi avete bisogno veramente, ragazzi, di staccarvi dal passato, perché qui il passato è veramente in questa stesa l'elemento negativo, quindi tutto ciò che vi appesantisce, quelle zavorre che vi state portando dietro da tanto tempo. Il 9 di denari rappresenta proprio una situazione di liberazione, cioè voi avete veramente bisogno di ricominciare a respirare a pieni polmoni, come sta facendo questa ragazza. Avete bisogno della vostra autonomia, della vostra indipendenza, appunto di staccarvi da un passato che è stato pessimo, che non vi ha portato a nulla di buono. Ve lo dicevo prima con il 3 di spade e col 5 di coppe. Voi mirate, come vi dicevo con le stelle, alla vostra totale indipendenza. Parliamo di denari, quindi anche economica. Potreste in qualche modo aver bisogno, anche in questo momento, di affermarvi da un punto di vista professionale, proprio per poter in qualche modo garantire a voi stesse delle spalle più coperte da un punto di vista proprio economico, probabilmente anche per potervi in qualche modo sostentare autonomamente, nel caso in cui, per esempio, voi siate impegnate e vogliate comunque essere poi libere da un eventuale compagno ufficiale. Quindi voi avete veramente bisogno in qualche modo di staccarvi da delle situazioni che vi hanno sino ad ora appesantito, ma ci arriverete, ve l'ho detto con la carta delle stelle. Voi avrete la vostra indipendenza. Avete veramente bisogno, vi ripeto, di prendere aria, veramente. Perché siete stanche, c'è qualcosa che vi pesa sul cuore, ve l'ho detto dall'inizio con questo 3 di spade. Ma ricomincerete a respirare, con questo meraviglioso mago. Allora, vediamo, ultima posizione. Il futuro un po' più lontano, quindi grosso modo entro i prossimi 6 mesi. E qui abbiamo, oh che bella carta! Allora, qui abbiamo il fante di bastoni. Allora, il fante di bastoni ci parla di notizie, ci parla di inviti, ci parla di un personaggio giovane. Allora, i fanti rappresentano generalmente individui che non superano, indovinate un po' quale
età proprio esatto, 30-35 anni, proprio perché sono individui molto giovani, anche rispetto ai cavalieri, che generalmente si attestano intorno ai 35-45 anni, e ovviamente rispetto ai re, che generalmente vanno dai 40-45 anni in su, come vi dicevo, con questo re di denari. Quindi qui ci sarà sicuramente una persona giovane che in qualche modo vi prenderà anima e corpo, che vi piacerà tantissimo. Parliamo di bastoni, quindi qui c'è una passione allucinante tra voi e questa persona. Ed è una persona, vi ripeto, nuova, perché appunto il fante rappresenta generalmente delle novità, mentre per esempio il cavaliere rappresenta dei ritorni. In questo caso è una persona nuova che inizierà appunto a corteggiarvi, quindi molto probabilmente è proprio questo mago, o potrebbe essere addirittura un'altra persona, ragazzi. Ecco perché il bivio, guardate la carta del bivio tra tre figure maschili, mago, re e fante. Quindi qui avrete altro che novità, ragazze, qui avrete di che ben scegliere. E obiettivamente, vi ripeto, potrebbe essere anche un'altra persona, quindi non necessariamente questo mago, che vi possa in qualche modo corteggiare, essere immediatamente incuriosita da voi, proprio perché è attratta da voi. Parliamo di bastoni, quindi questa persona sarà immediatamente attratta da voi. È una persona che cercherà sicuramente il contatto con voi, un contatto, vi ripeto, anche comunicativo. I fanti ci parlano proprio di telefonate, messaggi, SMS, inviti, ma anche di spostamenti, bastoni, quindi potrebbe invitarvi ad uscire. Il fante di bastoni ci parla anche di un individuo che potrebbe essere non di nazionalità italiana. Generalmente, appunto, il fante di bastoni rappresenta lo straniero. Quindi una persona che potrebbe essere di nazionalità non italiana o potrebbe lavorare all'estero, come molti italiani che per esempio lavorano all'estero, ok? O una persona che viaggia molto all'estero. Di conseguenza è una persona molto abile, è una persona intelligente, è una persona curiosa. Anche in questo caso non dovrebbe indossare appunto una divisa. Ma professionalmente rimaniamo negli stessi campi appunto del mago, quindi potrebbe essere comunque un individuo che lavora per esempio per un'ambasciata, perché no? Potrebbe essere appunto, come vi dicevo prima, un conferenziere, potrebbe essere un traduttore, appunto potrebbe essere qualcuno che ha un'ottima conoscenza delle lingue straniere. Quindi comunque è una persona molto intelligente, una persona che potrebbe avere anche un titolo di studio importante, ma dato che parliamo anche di bastoni, potrebbe essere anche un nuovo collega di lavoro. Quindi potrebbe essere una persona nuova che in qualche modo, diciamo, potrebbe entrare a far parte della vostra azienda o del vostro entourage di conoscenze. Potrebbe essere anche uno studente, quindi una persona che lavora, ma nello stesso tempo, per esempio, sta ancora studiando, oppure sta frequentando comunque dei corsi. È un corteggiatore, il fante di bastoni è il classico corteggiatore. È una persona molto pulita, ragazzi, una persona anche a volte ingenua, molto sincera. Ecco qui quella trasparenza di cui voi avete bisogno, che vi potrebbe, come vi dicevo, portare delle piccole notizie inizialmente per poi dare vita ad una vera e propria frequentazione. È una persona che non si tira indietro nel momento in cui deve comunicare, è una persona che ama molto comunicare, è una persona coerente, è una persona pulita, è una persona leale. È un individuo ben intenzionato a conoscervi, una persona veramente affidabile. Ovviamente parliamo di un fante, quindi anche qui le tempistiche non sono velocissime. Allora, in questo caso, appunto, le tempistiche non sono velocissime come nel caso in cui ci fosse stato, per esempio, un cavaliere. I fante rappresentano delle notizie o comunque delle conoscenze che possono arrivare nel tempo, quindi appunto ci attestiamo, come abbiamo detto sinora, tra i 15 giorni ai 2-3 mesetti al massimo. Quindi, grosso modo, è una persona che conoscerete nel prossimo arco di tempo, a breve, e ovviamente che però voi vi porterete avanti anche oltre i 3 mesi, quindi anche nell'arco dei 6 mesi. Quindi non è una storia che andrà a chiudersi, o comunque non sono frequentazioni che andranno a chiudersi. Anzi,
sono frequentazioni che vi porteranno grande godimento anche da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto da un punto di vista mentale e morale. In questo caso parliamo di un segno di fuoco, perché parliamo di bastoni, quindi potrebbe essere appunto, cosa vi ho detto con la carta del mago, che potrebbe rappresentare il segno del gemello dell'ariete, ecco qua, potrebbe essere appunto un segno di fuoco, quindi ariete, sagittario o leone. Quindi vi ripeto che qui le persone che potreste conoscere sono innanzitutto due e potrebbero appartenere o a un segno d'aria o a un segno appunto di fuoco, averne l'ascendente. Oppure potrebbe essere la stessa persona che ha una forte compresenza di aria e fuoco. Per esempio potrebbe essere un individuo del segno dei gemelli con ascendente ariete. Un individuo, nel caso in cui avesse queste caratteristiche, dalla personalità esplosiva, meravigliosa, quindi una persona assolutamente allegra, gioviale e divertente, e che ama particolarmente l'approccio fisico, che però non disgiunge mai dall'aspetto mentale. Di conseguenza, nel caso in cui siano due persone, avrete sicuramente un'ottima scelta, quindi saranno entrambe due persone molto valide. Nel caso in cui rappresentino lo stesso individuo, proprio perché abbiamo visto che le caratteristiche sono praticamente identiche, è chiaro che sicuramente è una storia che voi porterete avanti comunque per lungo tempo. Poi ragazze, voi sapete che comunque io le stese le rifaccio man mano, di conseguenza facendo ovviamente passare i tempi tecnici rispetto alla stesa precedente, quindi sicuramente rifaremo un'altra stesa di questo tipo per poi ovviamente vedere come procederà la situazione. Attenzione, vi ripeto, a questo re di denari, che è ben diverso da questi due individui, che invece rappresentano sicuramente delle conoscenze molto più proficue e benefiche per voi. Benefiche, ragazzi, un po' da tutti i punti di vista, proprio perché voi avete bisogno innanzitutto di amore. L'amore sicuramente qui lo troverete, il mago ve ne darà sicuramente, ma anche sicuramente questo fante di bastoni saprà comunque accontentarvi parecchio, non soltanto da un punto di vista fisico, ma anche ovviamente da un punto di vista mentale. Quindi ragazze, non vi mancherà assolutamente niente, voi sicuramente riuscirete ad ottenere tutto ciò che in questo momento state sognando, come vi dicevo appunto con la carta delle stelle, riuscirete in qualche modo a realizzare finalmente il vostro sogno e di conseguenza a staccarvi da questo passato che abbiamo visto essere assolutamente una zavorra estremamente pesante alla vostra felicità e che vi ha fino ad ora sempre impedito in qualche modo di portare avanti quello che è il vostro percorso karmico. Qui rinascerete, ragazze, rinascerete a nuova vita grazie a questo mago e a questo fante di bastoni che, vi ripeto, conoscerete non tra tanto tempo. Di conseguenza, mi raccomando, cercate di approfittare di questa o di queste nuove conoscenze, di fare la scelta giusta, di ricominciare a respirare come appunto voi volete, come ci indicava questo 9 di denari. Di conseguenza, in bocca al lupo e un grande abbraccio a tutte.